naturalmente parla di Ara Merara, che è, come dire, l'humus sul quale è costruito tutto il pensiero dei due autori. Di Piero dice che da politico sa che l'uomo, io ho trovato molto bella questa frase, da politico sa che l'uomo è un albero rovesciato e cammina tanto quanto glielo permettono le radici che ha nel capo. Questo è, secondo me, una frase molto importante. I suoi giornalisti poi sanno tracciare la via per chiarire e dipanare la trama delle ingiustizie e dei compromessi che strabordano dai media nazionali e provinciali. Tea, aggrapparti al cielo, quasi a creare un amico fedele e sicuro, e invece è l'ambizione di Tea, che è la colonna portante di Ara Merara. Lui è vulcanico, ma la colonna portante è Tea. Colei che aggiunge, che sa aggiungere cultura e non rendere mai banali fatti e misfatti. E poi si sa che lei, lo ripete, e lo ripete giustamente, si sa che Tea era la beniamina di Alda Merini. Bordoni invece, il 13 dicembre, fa una in verità lunghissima recensione. Silvio Bordoni è un critico letterario di fama nazionale e dice che, io mi sono segnato qualche frase, ci capita di incontrare testi che lasciano il segno. E io penso che il complimento maggiore che questo critico letterario fa a questo libro, che è un libro non indifferente, è un libro che lascia il segno. Si alternano brasi di prosa e di poesia, si rincorrono in questo gioco felice e sofferto, percorre un itinerario che è sortilegio, stupore, ricerca interiore, visione di sé e del mondo. La vera scrittura è evocativa e celebrativa come la creazione. Io credo che siano frasi che, appiccicate a questo libro, lo descrivano nel modo migliore. Poi, siccome Piero mi ha teso una trappola anche in questa lettura del libro, dell'avventura, della presentazione, io dico due cose molto semplici, imparagonabili a quelle che ho appena letto. Io penso, e ogni volta che ci troviamo a presentarlo trovo delle ragioni diverse, che questo libro è, anzitutto, come diceva il presidente della biblioteca prima, è una sorta di arcipelago delle emozioni. E però io trovo che dentro questo termine, che andrebbe maggiormente indagato, ma non è qui la sede per poterlo fare, le emozioni non sono soltanto il piangere e il ridere. Le emozioni sono una chiave di lettura della vita e per questo sono più impegnative, ci impegnano di più. Non sono sentimenti, come dire, spontanei, non sono sentimenti che sono raggiunti in un arco breve di tempo, sono la chiave, una delle chiavi di lettura del mondo. Io l'ho definito, continuo, naturalmente per coloro i quali hanno già sentito queste parole, forse sono molto ripetitive, è un libro che auspica la cura di sé e degli altri, è un libro che, appunto, ho definito terapeutico. Adesso io non so se c'è qualche medico che vuole persino portarselo nel proprio studio, ma è un libro che io penso possa offrire spunti per la cura di sé e del rapporto tra sé e gli altri. Ma è anche, credo, un libro di... ho trovato nel frattempo un altro termine, di archeologia dell'anima, perché è un libro che scava in profondità dell'anima, ma come si fa quando ci sono gli scavi archeologici? È necessario farlo in parte con delicatezza e in parte con rigore. E quindi scava dentro l'anima. È un libro che, e termino, a mio parere ridà significato alle parole. Le parole si riappropriano del loro significato. E questo in un tempo in cui io penso che l'autismo sociale non è dato solo dalla società del rancore, ma dal fatto che noi non riusciamo spesso a trovare le parole per stare insieme, in quella sorta di analfabetismo delle emozioni che dice Galimberti, questo libro diventa, credo, un libro
un libro di testo, perché Aristotele diceva che le emozioni, ad usare le emozioni si impara, e per questa ragione, concludo, mi pare che questo libro di Piero sia da considerarsi sotto questo profilo un bel libro di testo.
piove e mi siedo sopra una zolla di terra e prato e guardo il mio paese, guardo oltre il fiume come facevo da piccola, quando da qui mi sembrava poter dominare il mondo, quando oltre quel fiume mi sembrava dovesse finire davvero il mondo, quando pensavo che al di là di quel rumore sordo che si infilava giù per la valle non ci fosse altro. E mi bastavo tutto. Poi, qualche tempo dopo, ho scoperto che oltre il mio fiume c'era il lago, altra acqua che scorreva, più grande, più grossa, e che mi faceva venire voglia di andare oltre, di camminare per vedere dove finivano davvero le strade. Sono cresciuta e al di là del lago ho trovato il mare. E il mondo improvvisamente si è fatto ancora più grande e io ho continuato a camminare e sono finita davanti all'oceano. E a quel punto il mondo sembrava come il cielo, infinito. Mi ci sono affilata dentro, pensando di avere sotto i piedi i suoli sufficienti per non fermarmi mai. E adesso mi ritrovo qui, seduta di nuovo su quella zolla di terra ed erba come quando avevo 5 anni. E oltre quel fiume non immaginavo nulla perché mi sembrava di avere tutto. Sono tornata all'origine e adesso ho capito davvero tutte quelle storie sul mondo tondo. Sono io che ho girato attorno a me stessa e sono tornata da me come all'inizio. Perché il mio mondo sono io e quel fiume, quel lago, quel mare, quell'oceano sono i confini che mi trovo davanti e che mi spostano l'orizzonte del mio infinito, che rimango comunque io. Suonano le campane della sera. È buio. Mi chiudo il giubbotto perché l'aria si ostina a bussarmi al cuore. La lascio fuori. Mi infilo giù per la via. Alzo gli occhi. Il tramonto ingoia tutto, tranne il rumore sordo del mio fiume che scorre, urla il canto dell'acqua, del vento, al mondo. E oltre quel fiume immagino quello che voglio. Io lo ascolto e cammino con me nel mio infinito che sono io, anche stavolta. Ultima valle di Piero. Povera questa gente, ridipinta di nero, silenziosa sugli usci, resinosa diabete. Gli occhi stretti, rugosi, che confonde i torrenti, si gratta le spalle vecchie sui muri sgretolati. Abbracciata ai suoi monti, ignora l'orizzonte e i tramonti lontani. Povera questa gente che corre sul sagrato dissestato dalle campane, spaurita dal peccato grave, indelebile, originale, come scritto nelle tarme dei messali dorati. Adora il fulmine che uccide sulle vaide misteriose delle valli squarciate, ma non crede all'amore. Permette tuttavia ai ricchi di soffocare le chiese arrugginite sotto il marmo, prepotente delle ville, vaste della basilica. Povera gente, parla solo nel vino, parole ansimanti, farfugliate, gli occhi rossi, larghi, ripetendo detti proverbi sacri sopra le tombe, rose dalle erbe dure, tra le lastre fracassate, dal cielo e dal senso comune. Bussate al legno sgangherato di quelle facce lì.